io ci ho lavorato tanto perché sono cresciuto assieme a lui, io diciamo l'ho anche un po' spinto a giocare a beach, l'ho sempre accompagnato, abbiamo iniziato i percorsi, i tornei di tennis quando era piccolino, è sempre stato molto leale in campo, io mi sono sforzato di educarlo in un certo modo fin da quando era molto piccolo. In un torneo a Bologna rischiai di toglierlo dal campo perché vedevo che tirava la racchetta, insomma non è stato così semplice, quando era piccolino ho cercato comunque di indirizzarlo ad essere leale, ad essere molto corretto in campo. Mi piace sottolineare alcuni difetti che a Miki, anche se da genitore faccio fatica. Quello che noto è che lui è sempre molto critico con se stesso, molto negativo, tant'è vero che a volte quando ci confrontiamo, che è in giro per il mondo a fare dei tornei e io non l'ho mai seguito, prima di confrontarmi bene voglio vedere la partita, perché a volte la partita non l'ho vista e so che dalle sue, come posso dire, riflessioni devo sempre togliere tanti aspetti. Diciamo così, dal contesto sportivo è che è un disordinato veramente, non riesce a tenere in ordine nessuna cosa, tant'è vero che sia la mamma che io siamo sempre molto critici da questo punto di vista. Diciamo che mio babbo è stato fondamentale nella mia formazione per il beach tennis perché è stato uno dei primi maestri qui in Italia. Io mi ricordo che iniziò al circolo tennis qui a Cesena negli anni nel 2000-2001 circa. Mi ha trasmesso dei valori importanti. Quello che ritengo sì più fondamentale è quello della lealtà in campo, perché fin da quando ero bambino che giocavo a tennis mi ha insegnato ad essere una persona corretta in campo, a capire, a farmi capire che rubare un punto e vincere la partita non poteva dare lo stesso valore, la stessa soddisfazione che c'era magari nel vincerlo in maniera corretta o anche eventualmente perderla ma sentendosi bene con se stessi. Insomma, mio babbo mi accompagnava sempre ai tornei e io soprattutto da bambino avevo un carattere abbastanza burbero in campo. Mi ricordo che il tennis mi trasmetteva molto nervosismo e più di una volta purtroppo mi capitava di lanciare la racchetta e quindi di innervosirmi. E mi ricordo una volta, non mi ricordo se a Bologna o in un'altra location, mi richiamò fuori dal campo in maniera anche plateale, urlandomi e dicendomi che alla prossima lancio di racchetta mi avrebbe portato a casa. E allora anch'io mi ricordo che quando ero bambino, lui comunque involontariamente, con certi comunque facce, atteggiamenti in campo, ti metteva tensione e io mi ricordo che comunque gestirla fin da bambino era difficile, quindi non so, un torneo a Lido Gandoli che avevamo vinto quando io avevo 14-15 anni e lui ancora giocava, cioè tuttora, però comunque giocava molto bene, vincemmo un torneo A più B cosiddetto, con un livello di gioco però molto alto. E mi ricordo che insomma la tensione del giocare eccetera, paradossalmente ero più teso a giocare quel torneo A più B, che non era il torneo principale dell'evento, che giocare poi la settimana dopo il torneo con Luca Carli, che era il torneo fondamentale. Guarda, da parte mia l'augurio che posso fare a Miki è quello che continui così a divertirsi, a girare il mondo. Prima di tutto sì, auguro la salute, perché giustamente gli anni passano, quindi no, prima di tutto di star bene. Mio babbo ha il grande pregio che ha veramente appassionato per questo sport, per il beach tennis, quindi ha la fortuna di ancora di riuscire ad andare in campo più o meno tutti i giorni e relazionarsi con persone e vivere un po' questa sua passione e trasmetterla. Io gli auguro di poter continuare ancora tanti anni a trasmettere questa passione nella nostra scuola e a tutte le persone che si introducono al mondo del beach tennis.